Questo è il video per Non ho mai smesso di Laura Pausini. Io ho messo il capotasto mobile al secondo tasto perché in questo modo elimino tutta una serie di accordi in barré. L'unico accordo in barré rimasto in questa mia piccola versione per imparare ad accompagnare una canzone con accordi e pennate è un si minore. L'unico accordo è questo, gli altri sono tutti accordi al pettine, quindi senza il barré. È un po' movimentata la canzone da un punto di vista ritmico, perché almeno io ho messo in questa canzone, per accompagnarla con la chitarra, ho messo praticamente tre serie di pennate. L'inizio lo faccio semplicemente con una pennata per ogni accordo, con un sol, un si minore, un sol, un si minore, eccetera. Poi abbiamo quattro versi, io penso che siano, anche se ho due righe, sono quattro accordi, do, sol, do e re. Questi quattro accordi, o meglio i primi tre di questi quattro accordi, io faccio quattro pennate discendenti in questo modo. Ci sono altri 5 accordi, ci sono dei versi, due, io penso altri 4 versi o due o quattro versi, in cui c'è un mi minore, do, sol. Questi versi io li accompagno invece con degli ottavi divisi, in questo modo faccio un mi minore, 4 ottavi divisi, poi do 4 ottavi, mi minore di nuovo 4 ottavi, do invece due soli ottavi divisi e poi una pennata per il sol finale. Faccio una cosa di questo genere. Ok? Poi c'è di nuovo un piccolo inciso strumentale in cui io faccio sol, si minore, con una pennata sola, sol, si minore. A questo punto comincia, diciamo, la parte più corposa della canzone, diciamo una buona metà, due terzi o buona metà della canzone, in cui la pennata è quella classica della vecchia canzone del Sole di Battisti, sempre con un sol. Sol si minore, poi dopo c'è tutto il resto della canzone. Di solito la durata delle pennate in questa parte, diciamo, centrale e quasi conclusiva della canzone, la durata delle pennate è due serie di pennate per ogni accordo, salvo un certo numero abbastanza consistente di accordi con una sola pennata, una sola serie di pennate per accordo. Il tutto finisce con un re con una pennata, un do con una pennata, uno strumentale finale che riprende lo strumentale iniziale col pianoforte con un sol e un si minore, poi ci sono gli ultimi versi, sempre con sol, si minore, sol e si minore finale, sempre con una sola pennata per accordo. Ok? Ecco, questo è un po' una visione, diciamo così, generale di tutta la canzone. Direi che non c'è nient'altro da aggiungere se non che adesso facciamo la canzone insieme alla base, che adesso faccio partire. Naturalmente perderò un poco di tempo, anche se la canzone mi dà un poco di tempo all'inizio per prepararmi e cominciare la canzone insieme alla base. Adesso faccio partire la base e partirà la canzone con un sol si minore, do, sol e si minore, c'è questa serie di accordi con una sola pennata discendente, sol, si minore, do, sol, si minore per ogni accordo. Adesso faccio partire la base, torno alla mia schermata iniziale, parto con il sol, si minore, sol, si minore, do, poi abbiamo sol, si minore. Comincia il canto, sol, si minore,
Sol, Si minore, di nuovo Sol, Si minore, Sol, Si minore, Do con quattro pennate, Sol, Do con quattro pennate, Re una pennata, ottavi divisi Mi minore, Do, Mi minore, Do, due serie, Sol, cioè Sol, Si minore, Sol, Si minore, pennata normale, Sol, Si minore, Sol 1, Si minore 1, Sol 1, Si minore 1, Sol 1, Si minore 1, Do 2, Sol 2, Do 2, Mi minore 2, Do 2, Mi minore 2, Si minore 2, Do 1, Re 1, Mi minore 1, Si minore 1, Sol 1, Do 1, Re 2, Mi minore 2, Do 2, Mi minore 1, Si minore 1, Re 2, Do 2, Sol 2, Do 2, Mi minore 2, Do 2, Mi minore 1, Do 2, Re una pennata, Do una pennata, iniziale Sol, Si minore una pennata, Sol, Si minore una pennata, Sol una pennata, Si minore una pennata. Ok, qui finisce la canzone e spero che questo video possa servire a fare l'accompagnamento di questa canzone in una maniera, diciamo, abbastanza semplice per chi ha interesse a imparare a suonare la chitarra, diciamo.